al via la 34esima edizione della Sagra di Bivona, una tre giorni con tante iniziative e un vasto programma. Ieri l'inaugurazione con una sfilata di gruppi folcloristici, l'esibizione del locale corpo bandistico Gioacchino Rossini, quindi un interessante convegno dedicato alla pesca e ai suoi valori nutrizionali, alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera, del sindaco Mirko Cinà, con la partecipazione di qualificati ospiti, tra cui lo chef Peppe Giuffrè. A seguire l'apertura del Salone del Gusto per degustare le pietanze realizzate dagli chef con l'uso della pesca bivona. Quest'anno abbiamo fatto una sagra un po' diversa, con un nuovo percorso, tanti stendisti devo dire, dove al centro c'è la nostra pesca con molti produttori che stanno esponendo. E la sagra è partita con un convegno interessante, abbiamo avuto la possibilità di avere nel convegno l'assessore di bandiera, docenti universitari, il presidente dell'ITS Costa, un'azienda agricola di Salvatore Baio e l'assessore Cannella. Devo dire un convegno interessante dove l'assessore ci ha delucidato su molti aspetti importanti del PSR e di tante iniziative che si stanno portando avanti. Saranno tre giorni pieni di iniziative, di eventi, ci sarà un Salone del Gusto con degli chef che sono veramente eccezionali. Vale la pena venire a Bivona per poter degustare la pesca in tantissimi modi, dal risotto a formule veramente eccentriche fatte dagli chef in maniera magistrale. Il sabato e la domenica ci saranno molti eventi con artisti di strada, ci saranno gruppi folcloristici, bande musicali, gli ottoni animati. Assessore Bandiera, qui alla festa della Sagra di Bivona, giunta alla 34esima edizione, un evento ormai diventato importante per un frutto importante anche con riconoscimento IGP. Un evento certamente importante che, come sapete, il governo della regione sostiene. Non posso non fare i complimenti al sindaco Cinà, all'amministrazione tutta per l'ottima organizzazione di questa iniziativa in questo anno e mezzo della nostra attività di governo. Con questa amministrazione e con il sindaco Cinà abbiamo tenuto un rapporto costante di confronto, dialogo che doveva mettere al centro la possibilità di creare valore aggiunto attorno alle nostre produzioni di eccellenza, e in questo sicuramente la pesca, che ha già ottenuto la certificazione europea di indicazione geografica protetta, è certamente uno degli elementi di punta dell'agricoltura siciliana, e quindi il dovere di essere presente, di assicurare il sostegno del governo Musumeci e di continuare questo percorso insieme all'amministrazione. Peppe Giuffrè, che ha intrattenuto qui il pubblico presente a questa prima giornata della 34esima Sagra della Pesca, preparando tante cose, una buona cassata ma anche un ottimo dissetante. Ma scusate un attimo, qua dobbiamo correggere i titoli d'apertura, perché non è stato Peppe Giuffrè ad intrattenere, ma è stata la pesca di Bivona, perché siamo partiti a speron battuto con una gazzosa, questa bevanda storica siciliana insaporita con un pesto di pesca e menta, che devo dire ha lasciato un po' tutti stupiti, ma tanta semplicità e molto buon gusto. Poi siamo passati a una Sicilia, abbiamo fatto questo tour con la Sicilia naturalmente a Palermo la cassata, poi siamo andati sull'Etna con un croccante pieno di cioccolato, il pistacchio di Bronte, abbiamo messo giù le nocciole, i pistacchi, siamo arrivati anche ai pistacchi della Valle del Platano, abbiamo messo i pistacchi della Valle del Platano da quella parte, le nocciole le abbiamo messo su Enna, a Caltanissetta abbiamo fatto i cannoli sbriciolati perché nasce lì Calattenissa, il cannolo, fin quando non abbiamo raggiunto l'apice. L'apice l'abbiamo toccato con Trapani, perché io trapanese, certo, ci ho messo il cuore, certo. Ma principalmente l'abbiamo toccato con questo focus che è Bivona, facendo sia tutta la crema che era fatta nella Sicilia con le pesche, ma principalmente creando un trionfo di pesche, tra cui qualcuna caramellata e qualcuna messa nature.